Liberi.tv, Riccardo Cristiano. Come sapete, già pubblicizzato nei giorni precedenti, oggi inizia il terzo congresso della nostra associazione, ovvero di Liberi.tv. Alla regia abbiamo Donato Volpicella, che come sempre curerà l'aspetto tecnico e quindi io già ringrazio anticipatamente Donato Volpicella, nonché segretario, per il lavoro che sta svolgendo in quest'istante. Ci saranno poi altri ospiti, tra i quali ovviamente il direttore della Web TV, Gianni Colacione, ma passiamo subito a verificare la presenza, insomma, di questo, diciamo, congresso, cioè della legalità di questo congresso. Tramite email vi arriverà all'adesione, insomma, al congresso e vediamo un po' di verificare se è presente o meno la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto. Un attimo soltanto, verifichiamo un po'. Allora, verificando, diciamo, appunto che al momento non sono presenti, diciamo, il numero necessario di iscritti aventi diritto al voto, l'assemblea si terrà in seconda convocazione, ovvero alle 17. Sì, verifichiamo un po', sì, ok. Vediamo un po', un attimo soltanto, la regia mi dice che ancora non sono state inviate, quindi sì, manda Donato, manda, sì, perfetto. I nostri potenti mezzi, i potenti mezzi di Liberi TV, in questo caso appunto la nostra regia di Bari, Donato Volpicella, provvede a inviare la convocazione, sì, che in questo momento è arrivata. Questa email che arriverà appunto nelle vostre caselle di posta elettronica, per rispondere a queste email, rispondendo a queste email si manifesterà la presenza al terzo congresso dell'associazione Liberi TV. È stata pubblicata al momento, come vi dicevo prima, non sono presenti. Non è presente la maggioranza degli iscritti che hanno diritto, insomma, al voto. Rinvierei un attimo soltanto che controllo meglio. Sì, un attimo, temporeggiamo un altro po' per essere sicuri, insomma, che arrivi in tempo reale a tutti gli iscritti. Che posso anche dire sono cresciuti nell'arco di quest'anno solare, persone che hanno dato fiducia a Liberi TV iscrivendosi appunto a questa associazione. Io vorrei ribadire proprio il fatto che Liberi TV è un'associazione, quindi si può aderire alle attività di Liberi TV non soltanto versando la quota di iscrizione, ma anche partecipando attivamente alle appunto attività sul territorio, che non è soltanto il territorio dove c'è la sede legale di Liberi TV, ovvero Nocera Terinese in Calabria, ma le attività di Liberi TV si svolgono in tutta Italia. Si svolgono a Roma, si svolgono a Bari, si svolgono in tutti i posti dove ci sono iscritti di Liberi TV o comunque qualcuno che decida di diffondere liberamente delle immagini, dei contenuti, dei video per la libera informazione, scevra appunto da quelle logiche giornalistiche o comunque di un'informazione pilotata che invece Liberi TV cerca di combattere, pubblicando il più possibile quei contenuti che hanno un carattere veramente importante e che altrimenti andrebbero persi. L'importanza di Liberi TV è appunto essere anche non solo un contenitorio, ma un archivio di documenti importanti. A questo punto, riprendendo quello che avevo detto poc'anzi, avendo verificato che non c'è la maggioranza degli aventi diritti al voto, l'assemblea si terrà in seconda convocazione, ovvero alle ore 17 di oggi. Ribadisco, alle ore 17 di oggi si terrà l'assemblea del terzo congresso dell'associazione Liberi TV. A questo punto io cedo la linea alla regia Donato Volpicella che sta gestendo, come sempre,
sempre l'area tecnica e ci rivediamo qui fra esattamente 50 minuti per l'inizio dei lavori congressuali insieme a Gianni Colacione, Donato Volpicella, Marco Marchese e ovviamente io che sono il presidente tesoriere e chi vorrà essere presente al nostro congresso, che poi è il vostro congresso perché Liberi TV è fatta da persone che decidono liberamente appunto di svolgere quest'azione di libertà dell'informazione. Grazie mille, ci vediamo alle 17 per il proseguo dei lavori. Sempre Riccardo Cristiano, presidente adesso dell'associazione Liberi.tv per l'appunto. Io inizierei con il fare una proposta per nominare uno speaker proprio che a questo punto direi sia Marco Marchese. Adesso vi passo Marco Marchese, così da poter, siccome siamo nello stesso luogo, Io da inizierei con poter il fare in modo fare una proposta che per nominare uno speaker proprio i come nostri, detto diciamo, precedente. intenti si possano delineare. Ve lo passo subito, io mi alzo, Buonasera, buonasera a tutti i web ascoltatori di Liberi TV. Allora, si sono appena aperti. O meglio, abbiamo appena aperto la seconda convocazione del terzo congresso di Liberi TV. Vi annuncio prima di tutto che sarà questo qui un congresso, come posso dire, un po' dimesso, un po' in piccolo. Questo potrà essere poi dopo anche motivo di dibattito, di discussione anche politica, sarà un'opportunità anche per dibattere dei motivi attraverso i quali siamo arrivati a questo terzo congresso, non senza chiaramente difficoltà, e quindi sarà un congresso dimesso, ma sarà un congresso a tutto tondo. Allora, io innanzitutto vi presento l'ordine dei lavori. L'ordine dei lavori, tutto si svolge online, questa è una diretta streaming. C'è stata una fase preparatoria per cui tutti gli iscritti sono stati avvisati via mail, sia dell'ordine del giorno che dell'ordine dei lavori. L'ordine del giorno presenta questa: Assemblea ordinaria di Liberi TV, Associazione Telematica di Promozione Sociale. A norma di statuto, questo qui si deve svolgere tutti gli anni. In questa tornata noi andremo a votare quella che è una mozione generale che è integrata dal programma annuale della Web TV. Non si procederà al rinnovo degli organi statutari, quindi del direttore della Web TV, piuttosto che del tesoriere, del presidente e segretario, perché questi restano in carica ancora per un altro anno, per cui questi organi saranno rinnovati a norma di statuto il prossimo anno. Questo congresso arriva con qualche mese di ritardo a causa di problemi organizzativi, oddio, come è giusto che sia, cioè non è un termine improprio. Come spesso nelle assemblee e nelle associazioni fatte interamente da volontariato, anche questo qui sarà motivo proprio di dibattito generale. Come si usa dire, bando alle chiacchiere, vi presento l'ordine dei lavori, andiamo subito ad affrontare questo congresso, così ci rimetteremo in linea a norma statutaria e possiamo proseguire serenamente e tranquillamente la nostra attività. Siamo in seconda convocazione perché nella prima convocazione, che era prevista per le 16, non c'era il numero legale previsto dallo statuto. In seconda convocazione il numero legale è composto da qualunque sia il numero dei partecipanti in questo momento. C'è stato appena adesso l'insediamento della presidenza, è stato nominato lo speaker che è qui presente. Io fra qualche secondo passerò la parola a Riccardo Cristiano, che è presidente tesoriere dell'associazione Liberi.tv, per cui presenterà la sua relazione sia come in qualità di presidente sia in qualità di tesoriere. Dopodiché passeremo la parola al direttore della Web TV, Gianni Colacione. Al termine della relazione del direttore della Web TV,
scade il termine per la presentazione di eventuali emendamenti all'ordine del giorno, all'ordine del lavoro e al regolamento del congresso. Tutti questi documenti sono stati inviati via mail a tutti gli iscritti insieme all'invito 10 giorni prima a norma di statuto, sono presenti sul sito, per cui basta andare su www.liberi.tv in home page, il primo post è proprio il terzo congresso, lì si trovano tutti i documenti congressuali, compreso i documenti di contabilità. Poi più tardi che cosa faremo? Se arriveranno all'indirizzo email che è liberitv@gmail.com emendamenti all'ordine del giorno, all'ordine dei lavori, alla proposta di regolamento, li metteremo chiaramente in votazione. Le votazioni si svolgeranno via mail con voto palese, tranne se ciò a norma di regolamento non verrà richiesto da almeno un iscritto il voto segreto. Voteremo via mail. Vi ricordo che chi vota potrà scrivere, cioè dovrà rispondere all'email di invito al voto dove verrà posto il quesito, e le risposte che si potranno dare sarà sì, no, mi astengo, oppure approvo, non approvo, mi astengo. Devo leggere un messaggio, Riccardo, dove clicco qui? Sì, perché ci è arrivato un messaggio, perché magari qualcuno mi sta segnalando che sto dicendo qualche sciocchezza. Non c'è voto segreto. No, non c'è voto segreto, sì, è vero. Poi, che cosa vi dovevo dire? Molto probabilmente, se il dibattito generale, cioè in questo momento ci sono veramente pochissimi iscritti a parlare, molto probabilmente sarà presentata una mozione d'ordine per accorciare i tempi della durata del congresso. In ogni caso, noi i lavori del nostro congresso seguiranno questa proposta di ordine dei lavori che prevede alle ore 19 il termine per la presentazione delle mozioni generali e particolari, alle 20 il termine per gli emendamenti alle mozioni generali e particolari, così come alle 20 scade il termine per la presentazione di proposte di modifiche statutarie. Seguirà l'eventuale replica del Presidente, dopodiché incominceremo a votare i documenti congressuali. Si tratterà di votare il bilancio preventivo, consuntivo e rendiconto. Questi documenti sono già consultabili appunto in home page sulla pagina del terzo congresso di Liberi TV. Dopodiché si voterà la proposta di quota di iscrizione, per cui nel dibattito vedremo quali proposte usciranno. Si voteranno eventuali modifiche statutarie, poi si voteranno eventuali emendamenti ai documenti congressuali, quindi mozione generale integrata al programma annuale, eventuali mozioni particolari. E niente, per le 22, ma penso prima, perché poi se non ci saranno iscritti a parlare faremo una mozione d'ordine, si procederà a modificare opportunamente l'ordine dei lavori in modo che possiamo chiudere prima. Arrivato a questo punto io do la parola a Riccardo Cristiano, che è il presidente e il tesoriere di Liberi TV, per la sua relazione in qualità di presidente e per la relazione di tesoreria. La parola a Riccardo Cristiano.